La cosa che sancisce la nascita del Pride a New York è che alla riunione si decise che finiva la regola del dress code alle manifestazioni. Fino all'anno precedente è un mito che il movimento gay nasca con Stonewall. Esiste un movimento che si chiama il movimento omofilo, per distinguerlo, e che cerca di farsi accettare dalla società, dalla maggioranza, dimostrando che anche gli omosessuali sono cittadini come gli altri. Questo movimento faceva manifestazioni, e vi assicuro che per fare negli anni del maccartismo e dopo ci voleva un coraggio così, ma per non creare questo famoso scandalo c'era un codice di vestiario molto rigido: gli uomini in giacca e cravatta, le donne con la gonna lunga, vestiti maschili per i maschi e femminili per le femmine. La rivolta di Stonewall manda a pezzi questo tipo di ragionamento e si decide che alla manifestazione del 1969, 1970, chiunque può intervenire vestito come gli pare. Questo con il voto contrario dell'associazione omofila di New York, perché smentiva tutta una sua tradizione. La visibilità è il senso stesso del movimento gay. Che cosa separa queste fasi, il movimento omofilo, il movimento gay, eccetera? Anche se poi noi di fatto non ce ne siamo accorti, ma l'esplosione rivoluzionaria, che si basava sul fatto che i militanti di quegli anni venivano dall'assorbimento del trotskismo, del marxismo, del comunismo, dell'antimilitarismo che prevaleva in quegli anni tra i giovani delle università, del mondo, nell'autunno caldo del 69 in Italia, tra gli operai, c'era una fase di lotta rivoluzionaria in tutto il mondo che si esprimeva nella solidarietà con col popolo del Vietnam, nella guerra del Vietnam, eccetera, eccetera. Ebbe come slogan l'idea che con lo Stato borghese non si dialoga, non si tratta. Questa fase nel movimento gay americano finisce già nel dicembre 1969. In Italia invece ci vuole di più, perché quando io c'ero, non ero tra i fondatori del movimento gay, sono entrato nel 76, però in Italia il movimento gay è nato nel 71, e nei primissimi anni, quando ero nel CON con Mario Amieli eccetera, l'idea era che lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, non si dialoga. Ma questo tipo di impostazione già nel 1981-82 era completamente in crisi, e per uscire da questa crisi il movimento gay decise che, no, tutto sommato con lo Stato borghese si poteva anche parlare, e fu questa l'idea fondamentale da cui nacque Arcigay. La differenza fondamentale è che il COM mai avrebbe accettato di andare a discutere col Comune di Milano, la provincia di Milano, il Comune di Brescia, eccetera. Una cosa come quella di questa sera non l'avrebbe mai accettata. Questo non vuole dire che dal dicembre 1969 il movimento gay fu meno rivoluzionario. Per esempio, una delle cose più significative di quel periodo fu che la Gay Activist Alliance decise di chiedere personalità giuridica con il nome Gay Activist Alliance. Il tribunale gliela rifiutò dicendo che gay, che era un termine del gergo omosessuale, era una parola sconveniente e non poteva accettare un'associazione con quel tipo di nome. Loro andarono in tribunale, chiaramente facilitati dal fatto che in America c'è il primo emendamento che garantisce la libertà di espressione, ma fecero anni di guerra in tribunale fino a che furono accettati con quel nome e non con un altro, non con omofilo, non con una parola eufemistica. Però scusa, una cosa, vorremmo sottolineare che questa pippa della visibilità ce l'abbiamo solo in Italia, perché all'estero è un problema risolto circa 45 anni fa. Sì, su questa cosa della differenza nei tempi, negli atteggiamenti anche rispetto alle istituzioni, tra il movimento statunitense che subito dopo Stonewall inizia ad aprire un'interlocuzione con le istituzioni e noi invece che ci mettiamo un po' più di tempo. Non credi che sia significativo anche il fatto che mentre negli Stati Uniti esistevano delle norme che sanzionavano l'omosessualità e quindi lottare
per il cambiamento delle norme era importante e da noi questa legislazione non c'era, il che non significa ovviamente che le persone omosessuali non fossero in altri modi perseguitate anche dalle forze dell'ordine, lo sappiamo bene. Però credo che questo sia un dato significativo per spiegare un diverso atteggiamento rispetto alle istituzioni. Era un lusso che non si potevano permettere, quello di non aprire un... Allora, Porpora, quando tu dici hai delle narrazioni diverse, in politica è lecito avere narrazioni diverse, in storia no. O un fatto è avvenuto o non è avvenuto. In storia si basa anche su dei documenti storici. Sì, ma... Non è che no, allora, basso solo su Silvia Rivera in Queens in Exile, The Forgotten Ones, pubblicato nel 2013, descrive cos'era lo Stonewall. Scusami perché adesso devo trovarlo. Questa cosa è nella voce che ho scritto per Wikipink, sulla voce Moti di Stonewall. Scusate che devo trovarlo. Vabbè, dopo lo cerco con calma. Dice, quello che deve capire la gente è che lo Stonewall non era un bar per drag queen, era un bar per middle class bianca che andava a cercare ragazzi. Questo opuscolo da cui ho tradotto è online ed è scaricabile in PDF e ciascuno di noi lo può leggere. Che Silvia non sia stata una testimone sempre attendibile è cosa che gli storici americani hanno riconosciuto. Il punto è che Silvia è stata invitata a Roma, eccetera, per quello che ha fatto nei giorni successivi lo Stonewall. Lei e Marsha Johnson hanno fondato la Street Transvestite Action Revolutionary. Sono state le prime a chiedere una iniziativa concreta per gli street kids, per le travestite, le drag queen, le transessuali dell'epoca. Sono state le prime, cioè Marsha Johnson si è fatta arrestare in Times Square con i cartelloni per il Gay Pride. Sono questi i motivi per cui noi le ricordiamo come pioniere del movimento LGBT, non perché abbia tirato la borsetta, abbia tirato, come si sente dire. Assolutamente no. Ok. Non era un taccaspillo, era una bottiglia di gin. E questo intanto, il taccaspillo era la versione edulcorata della storia. Però ecco, qui non vorrei essere provocatoria, però ho un mio punto di vista, è che la storia, almeno quella nostra del movimento LGBT, è stata scritta da omosessuali bianchi, americani e occidentali, e chi la scrive la storia dà il proprio punto di vista. Questo ultimamente è molto più chiaro perché ci sono degli studi che approfondiscono questo nelle università, in vari corsi, e Nicola mi può testimoniarlo. Quindi quella che a noi è arrivata è una narrazione, ho trovato il brano. Ciò che la gente fatica a capire è che lo Stonewall non era un bar per drag queen, era un bar per maschi bianchi in cui uomini di classe media potevano rimorchiare ragazzi giovani di varie razze. Pochissime drag queens vi erano ammesse, perché se avessero ammesso le drag queens nel circolo privato, ciò avrebbe svalutato la sua immagine e ciò avrebbe creato maggiori problemi al circolo. La mafia la pensava in questo modo ed anche i clienti la pensavano così. Perciò le queen a cui era permesso entrare fondamentalmente avevano conoscenze lì dentro. Io ci andavo a prendere droga da consumare altrove, avevo conoscenze lì dentro. Questa è Silvia Rivera, cioè non puoi dire che sono punti di vista diversi, lei dà una testimonianza. Quello su cui possiamo discutere è l'interpretazione, il significato di queste cose. Tu hai il diritto di dire che non possiamo scrivere la storia soltanto dei gay come se queste persone non ci fossero state sin dal primo giorno. Su questo siamo d'accordo. Ma intanto Silvia Rivera viene da sotto i ponti, quindi la testimonianza o il racconto, la narrazione di una che vive sotto i ponti non è la stessa di la narrazione di uno che vive in un salotto in una casa tranquilla. Questo ci tengo a specificarlo. Sull'idea di droghe, divergiamo, perché tu prima parlavi di eroina e io non parlo di eroina, parlo di droghe in genere di altro tipo, e vabbè, ma non mi soffermerei su questo. Guarda che non è una macchia sul suo onore, stiamo parlando di persone che erano buttate fuori di casa a 13 anni, si prostituivano, si drogavano
e volevano dare una mano, un aiuto concreto ai giovani che erano, e alle ragazze trans che erano nella stessa situazione. Cosa c'è di sbagliato? No, è giusto no, questo che ha fatto? Ci stiamo confrontando e stiamo ponendo due punti di vista. Tu in quanto storico chiaramente ti basi su una serie di documenti, di documentazione che riconosco assolutamente, figurati, ci mancherebbe, però io le contestualizzo anche quelle documentazioni, nel senso che parecchia storia non emerge perché i soggetti protagonisti vivevano condizioni non tranquille, ti sto dicendo semplicemente questo, e che può essere assunto come punto di vista, nonostante io da attivista trans propendo per la presenza di Silvia e Masha e tante altre che ci sono ancora che testimoniano, e che la rivolta scoppiò in un altro modo. E a Roma, io sono a Roma tantissimi anni, c'era un locale identico, si chiamava il Superstar, poi divenne, cambiò nome, si chiamava Incognito, ed era un locale identico dove c'erano i marchettari gay e travestite trans. All'epoca, tra parentesi, non c'era ancora la parola trans, si chiamavano travestiti. Quindi voglio dire che quei locali, prima li ho definiti malfamati, esistevano un po' dappertutto e tutte avevano le stesse vicissitudini, vivevano le stesse vicissitudini da parte della polizia. Quindi la presenza all'interno di questi locali di travestite, appunto, c'era, come dire, non mi vorrei accanire su chi su sì, no, però come dire, mi baserei su questo. Ritorno alla tua domanda iniziale, no, che era quella della temporalità, di quando poi in Italia si è cominciato a fare i Pride, da quando anzi è arrivata la notizia. E anche su quello, come dire, contestualizzerei storicamente e culturalmente la cosa, perché noi oggi siamo abituati con i social, con i vari mezzi di, come dire, elettronici, con di comunicazione di massa, ad avere le notizie in tempo reale. All'epoca tutto questo non c'era, quindi va visto in quel contesto. Quello che succedeva a New York a noi arrivò dopo, e arrivò non attraverso documenti, appunto, ma attraverso testimonianze, racconti, e di quello che succedeva a New York, ma credo anche a San Francisco, perché, come dire, e i movimenti gay, i gruppi gay, i collettivi, non erano ancora associazioni, i collettivi tra loro comunicavano, c'era un modo di comunicazione, a mio avviso, molto più valido, molto più forte di quello di oggi, nonostante i limiti tecnici che c'erano. Sul movimento in Italia, no? C'è a un certo punto la nascita di Arcigay, che viene vista da più parti come l'inizio di un movimento, diciamo, concedetemi termini, più serio, no? Prima diceva Giovanni, anche più che si apre e colloquia, si confronta con le istituzioni per costruire dei percorsi possibili. Ma la storia che c'era prima, che era quella dei collettivi, intanto viene vista, e vuol dire, cito il libro di Rossi Barilli, Il movimento gay in Italia, viene visto come una sorta di preistoria, no? Come qualcosa di poco rilevante, mentre come dire, per me è tutt'altro, perché il movimento nasce in quei collettivi autonomi nella seconda metà degli anni 70. Quindi su questo anche come dire, ci tengo a sottolineare e offro il mio punto di vista. Quello su cui mi soffermerei è non tanto il cambiamento da parte di Arcigay delle relazioni con il mondo, di
diciamo così, esterno con le istituzioni, quanto però questo intreccio a volte ambiguo con, non tanto con la politica, ma con la politica partitica. Io su quello una riflessione la farei, perché quella è la differenza tutta italiana. Non è un discorso istituzionale, perché penso che quello ci sia stato in tutto il mondo, era giusto e sacrosanto che ci fosse, perché come dire, le cose dovevano andare così. L'anomalia è stata quella, come dire, di questo intreccio, a mio avviso, ambiguo con la politica, come una sorta di asservimento alla politica partitica e non al contrario, perché dovevamo pretendere da quella politica un asservimento, non come dire, il contrario. Quindi questo è il mio punto di vista, che nel 50° anno dell'anniversario di Stonewall lo riporto e lo aggiungo come lettura alla nostra storia, anche alla storia di tutti noi. Sì, questa una cosa che mi chiedo spesso quando ci si ritrova a parlare di quegli anni è che noi abbiamo delle narrazioni molto belle da parte dei protagonisti anche di quel decennio, no? Che va degli anni dalla fine degli anni 60 per tutti gli anni 70. Spesso le persone che sono i testimoni di quegli anni parlano di quegli anni con nostalgia, con dei racconti, erano obiettivamente, forse questo vale in generale non solo per il movimento gay di quegli anni, ma vale in generale. Tra i 50 anni, i 20 anni che sono in questa stanza parleranno di oggi come gli anni più belli. Ecco, però invece questa è una cosa di cui io non sono del tutto sicuro, nel senso che c'è un grande buco nella nostra storia. E questo grande buco sono gli anni 80. E sono gli anni 80 in cui in realtà si realizza per alcuni aspetti proprio quel cambiamento anche dell'atteggiamento rispetto alle istituzioni, quella trasformazione del movimento che si fa, così si dice spesso, più moderato. Perché questa cosa? Perché negli anni 80 probabilmente di racconti così felici non ce ne sarebbero stati molti. Gli anni 80 sono gli anni dell'AIDS, in cui il movimento si confronta. No, cioè quindi mentre gli anni 70 possono essere descritti come gli anni della liberazione, della scoperta, dell'uscire, gli anni 80, io sono arrivato all'interno del movimento alla fine degli anni 90, quindi ormai verso la in una fase di transizione in cui però ricordo che c'è questa nel racconto che io ho ricevuto dalle generazioni precedenti, c'era il racconto degli anni 60, il racconto degli anni 70. Mancava il racconto degli anni 80, no? Come fosse una cosa che era più difficile da raccontare e da narrare. Ma sicuramente gli anni 80 rappresentano un buco, a volte penso un buco nero, per una serie di motivi. Intanto il riflusso di tutto un movimento, non solo quello gay, anzi quello gay si spostava su un piano più istituzionale, ma il movimento, quello rivoluzionario, chiamiamolo così, degli anni 60 e 70, entrava in crisi per tutta una serie di motivi. E in questo c'è un particolare molto importante, l'arrivo in Italia tra l'80 e l'82 dell'AIDS. No, l'AIDS in Italia ha preso coscienza nell'85 col caso Rock Hudson, prima non se ne parlava. Però io ho l'articolo, tu citi le fonti, le cito anch'io, quando prendevo il Cassero a Bologna, l'articolo pubblicato dall'Europeo, in cui compaio io con questa faccia, lo stesso articolo un mese dopo, quindi nell'agosto dell'82, ripreso da Gente o Oggi, uno dei due comunque li conservo, parla, il titolo è La peste gay arriva in Italia, sì, quindi 82. 12 casi. Però infatti non nessuno sapeva nulla, io in antologaia ne parlo, dico non sapevamo, pensavamo a una leggenda, a qualcosa di lontano da noi, cioè i segni della malattia erano ancora diciamo lontani, non li immaginavamo. Tra metà degli anni 80 cominciò a diventare, come dire, arrivò l'onda nera.
voglio dire però questo, che l'arrivo dell'AIDS ha segnato una linea di demarcazione tra un prima e un dopo, perché un'epidemia come quella che viene definita la peste gay dai giornali, ed era considerata tale, ci fu una cartella, il ministro della sanità che mandò la famosa lettera agli italiani in cui disse: state tranquilli, perché l'AIDS ce l'hanno le tre categorie 4 a rischio, quindi gli altri possono stare tranquilli. In quel periodo noi l'ho concentrata in una frase, cioè smettemmo di fare autocoscienza ed entrammo invece nell'epoca della cura, della paura e del rischio, dove il corpo, che era stato al centro dell'universo fino a quel momento, la rivoluzione sessuale era quella, entra in clandestinità, perché il corpo altrui diventa fonte di pericolo, fonte di rischio, quindi fonte di paura. E quello, a livello simbolico, a livello culturale, a livello politico, ha avuto degli effetti sui quali il movimento gay in Italia non si è mai soffermato abbastanza a riflettere sui significati, su cosa ha prodotto quel passaggio. Ci sono state associazioni non in Italia, all'estero, mi riferisco ad ACT UP, che questo tipo di lavoro lo hanno fatto, lo hanno approfondito, lo hanno fatto proprio. Noi, e questo io di solito lo uso proprio come un jacuzzi, ma non all'esterno, come dire, a un movimento di cui faccio parte anch'io, non abbiamo avuto la capacità e neanche la volontà di soffermarci su questo e capire cosa stava succedendo e cosa è successo e cosa ha prodotto l'AIDS in Italia. La peste nella storia dell'umanità segna le file di epoca, i passaggi epocali sono segnati dalla peste o da eventi tragici come quello. L'AIDS è stato un qualcosa di molto molto forte. Il fatto che fosse considerata la peste gay ha determinato dei cambiamenti radicali di cui noi non ci siamo neanche accorti, perché ci sono passati sotto a fianco. Eravamo concentrati molto di più proprio sull'emergenza, sulla cura, sull'assistenza, però poco sul senso storico e filosofico della questione. Dissento, nel senso che no, Porpora ha ragione nell'individuare nell'arrivo dell'AIDS una cesura. Qualunque storia del movimento gay ha un prima e un dopo l'avvento dell'AIDS, ma quello che è successo con l'AIDS è stata una perdita di innocenza al massimo, nel senso che il messaggio degli anni 70 era: liberate la vostra sessualità in ogni modo, non basta limiti. Siccome la scienza non è un'opinione, l'epidemiologia non è un'opinione, la comunità omosessuale, specialmente quella americana, quella della cosiddetta fast lane, la linea a scorrimento veloce che prevedeva diversi partner, diversi contatti sessuali per notte nelle mitiche saune come il Mineshaft, eccetera, quel tipo di stile di vita era diventato un bacino di cultura di ogni tipo di epidemia sessualmente trasmissibile. Io andai a New York nel 79 e i miei amici americani che mi ospitavano mi parlarono di questi gay related immunodeficiency defiance, il GRID, perché non si chiamava ancora AIDS, e sulle riviste americane leggevo che c'era in corso un'epidemia di epatite, quindi con consigli: meno partner, diminuite, eccetera. C'erano in corso epidemie di amebiasi, sigellosi, lambda-giardia, malattie esotiche di cui nessuno aveva mai sentito nominare l'esistenza. L'AIDS fu semplicemente l'epidemia più veloce, più fatale, più difficile da ignorare, perché c'era in corso anche un'epidemia di sifilide, un'epidemia di condilomi, un'epidemia di gonorrea, però quelle si curavano. Lo stile di vita omosessuale di quegli anni, quella era un'abitudine che forse i giovani dovrebbero riprendere ad avere, prevedeva che ogni 3 mesi si andava all'ufficio delle malattie veneree a farsi un controllo, fare il tagliando.
Però io posso dare una testimonianza, io ho scritto il primo libro italiano sull'iceberg perché ero stato in America e i miei amici mi avevano parlato di questi sarcoma di Kaposi che emergevano improvvisamente, non conoscevamo ancora la causa perché il virus non era stato isolato, alcune tesi erano semplicemente assurde, c'era la tesi del virus della peste suina, un'altra tesi era il sovraccarico immunitario autoimmune, l'altra diceva che era lo sperma nel retto che causava una reazione di autoimmune che faceva crollare il sistema immunitario. Le avevano lette in tutti i colori. E tornai e io ero finito nel gruppo Abele, andai a proporre al gruppo Abele, scriviamo un libro di questo genere perché colpisce tossicodipendenti e omosessuali che sono le categorie di cui si occupa il gruppo Abele. Mi fu data fiducia, scrissi questo libro e uscì nel marzo 85 e subito dopo ci fu il caso Rocazzo, di cui improvvisamente tutti iniziarono a parlare. Quindi ha ragione Porpora quando dice che esisteva il grid, si sapeva da anni, ma nella comunità omosessuale nessuno ne parlava. Io posso dare una testimonianza relativa a Bologna. Io nell'85, finito il mio lavoro, il mio volontariato nel gruppo Abele, andai a Bologna a risistemare l'archivio del Cassero. Ah, tu Giovanni Dall'Orto hai scritto un libro su Lyme, perché non ci scrivi un volantino su questa nuova peste che è arrivata dall'America? Va bene, scrivi il volantino, bisogna fare attenzione ai rapporti sessuali e usare il preservativo. Ah no, usare preservativo no, tu sei un sessuofobo, tu stai obbedendo alla narrazione cattolica che vuole impedirci di avere la libertà sessuale. Quel volantino non fu mai stampato, mi ha detto la ragazza che si occupa dell'archivio, che l'ha ritrovato nell'archivio del Castro, ma quel volantino fu cassato. Questo vuol dire che questa coscienza non fu così immediata. I gay ci misero diversi anni, io dovetti lottare per anni con le persone che mi dicevano che io raccontavo palle, che mi facevo fare la testa dalle narrazioni sessuofobiche della CIA che aveva inventato questo virus per impedire ai gay di fare il sesso. E molte di quelle persone sono anche morte di AIDS. Io ho fondato l'associazione Solidarietà AIDS nell'85 proprio perché invece noi avevamo perfettamente la coscienza di quello che l'AIDS stava cambiando. Tutto ciò premesso, quindi un po' d'accordo e un po' in disaccordo con Porpora, non credete mai a una persona di 30 anni, di 40 anni che vi dice che l'epoca in cui lui aveva 20 anni è stata la più bella del mondo. È stata la più bella della sua vita, perché aveva 20 anni e il sesso era scoperta, specialmente poi se erano gli anni in cui si accettava, faceva coming out, aveva le prime relazioni d'amore. Questa non è la descrizione del movimento gay dell'origine, è la descrizione della gioventù. Io ho vissuto benissimo gli anni 80, gli anni 90, sono stati anni di crescita, di consolidamento. Vi ricordo, perché non devo dirlo a lei, lo devo dire a voi, che sono stati gli anni in cui è nata l'Associazione Solidarietà AIDS. È vero che l'AIDS ci ha imposto almeno 10 anni di arresto, che ci ha bloccati perché dovevamo fisicamente badare a queste persone ammalate, ma è anche vero che ci ha concesso una legittimazione che fino a quel momento le autorità non ci volevano concedere. Io sono andato a parlare in televisione per la prima volta nell'85, primo gay in Italia a farlo, perché Biagi aveva bisogno di un esponente di questa minoranza o di uomini sessuali che stavano morendo di AIDS. Siccome non trovavo nessun altro, ha mandato me. Io abitavo ancora a Torino, sono venuto a Milano e questo che mi faceva: ma quanta paura avete voi omosessuali? Ci dica quanta paura avete! Ecco. Però è stata la prima volta che un omosessuale è stato chiamato a parlare in televisione, perché fino a quel momento era tabù, era censura, era impossibile andare in televisione, perché i bambini guardano, potrebbero essere impressionati dagli omosessuali. E sono stati gli anni in cui è stata fondata AGEDO, sono stati gli anni in cui il movimento gay si è radicato. Io nei COM ci sono stato. I COM non sono stati uccisi, sono morti, sono implosi per incapacità di fare rete, per la loro autoreferenzialità, per la loro non volontà di collaborare con altri, perché il loro ideale era l'anarchismo più assoluto in cui ciascuno deve esprimere tutto quello che è e poi naturalmente si finiva a darsi nei gomiti uno con l'altro. Per cui quella fase è finita non per una nemesi, ma perché aveva esaurito tutto quello che aveva da dare. E questo esaurimento inizialmente non è stato preso da Arcigay, è stato preso dal fuori, che si è suicidato, ha fatto seppuku nell'82 al congresso di Vico Equense, proprio perché aveva cessato il suo significato per la scomparsa del movimento di cui era antagonista.
Abbiamo avuto alcuni anni di vuoto, io sono finito nel gruppo Abele nell'81 perché all'improvviso tutto quello in cui avevo creduto, per cui avevo combattuto, non c'era più, non c'erano più proposte. Qui ho detto, vabbè, vado a fare 3 mesi di volontariato e poi vado all'estero. Poi ci sono rimasto 2 anni e mezzo. Ma, perché mi sembra interessante partire proprio da qua, perché come suggerivi tu anche in quello che hai appena detto, da una tragedia come quella dell'AIDS, secondo me, e dal modo in cui si è reagito collettivamente a quella tragedia, forse nasce anche in parte un certo tipo di atteggiamento, di rivendicazioni, di richieste di quello che è il movimento LGBT negli anni successivi fino al giorno d'oggi. Come dicevi tu, in qualche modo di fronte all'epidemia dell'AIDS, di fronte a come anche l'AIDS veniva comunicato, veniva informato, il dialogo, l'interlocuzione con le istituzioni da un lato non era più rimandabile. L'AIDS con la sua crudeltà ha reso visibili tante persone omosessuali la cui omosessualità non si conosceva e di cui si comincia a parlare, quindi anche la percezione che gli omosessuali non sono quel numero ristretto di persone ma un insieme molto più ampio di persone è in qualche modo cresce in quegli anni, con persone che escono fuori. La rivendicazione dei diritti, spesso e volentieri, sin da quando è iniziata tutta la campagna per il riconoscimento giuridico delle relazioni omosessuali, uno dei cavalli di battaglia, uno degli argomenti che ritornava ripetutamente è perché poi se uno si ammala, il partner non ha la possibilità di accudirlo in ospedale, oppure non ha la possibilità di ereditare, non è nessuno per la famiglia e viene estromesso dalla sua vita. Cioè, quindi il ruolo nell'impostare ad esempio tutta l'accelerazione anche nella battaglia per il riconoscimento e per i diritti che ha avuto quel periodo così tragico, è importantissimo, credo. Rispondo da storico qua, non da militante. La novità di Stonewall fu fondamentalmente la visibilità. Una cosa che troviamo molto spesso nelle testimonianze di chi partecipò o comunque di quegli anni lì, fu che nessuno credeva che le persone omosessuali potessero affermarsi, addirittura fare a botte con la polizia, picchiare la polizia. Questo fece ridere moltissimo perché era notorio che gli omosessuali sono mammolette, i maschi omosessuali sono mammolette e una cosa del genere non se l'aspettava nessuno da loro. Ma questa è una questione, noi finora abbiamo parlato quasi esclusivamente di maschi, è una questione che e invece è trasversale, riguarda sia femmine che maschi. Anche la realtà lesbica ha scoperto, tramite quello che è successo dopo Stonewall, che un movimento di liberazione omosessuale aveva bisogno di tre punti. Questa è una mia sintesi, non loro, ma comunque ve la do già pronta: identità, visibilità e orgoglio. Identità, è chiaro che se io non so cosa sono, non so chi sono, non ho il coraggio di dire le parole io sono gay, non posso vivere una vita omosessuale. La visibilità, essere gay e vergognarsi e starsene chiusi in casa anche se si è gay, non cambia nulla. E l'orgoglio, perché sì, sono omosessuale, sono visibile e appunto ritengo di essere contro natura e di avere bisogno di una terapia, non cambia niente. Noi in Italia, e qui la storia conta, abbiamo sempre avuto il problema della visibilità. Il 2019 non è soltanto i 50 anni di Stonewall, sono anche i 120 anni del codice Zanardelli, del bresciano Zanardelli, che magari sarebbe carino che qualcuno ricordasse, perché l'Italia nel 1889 cancella l'omosessualità dal suo codice penale e non la reintroduce più, neanche sotto il fascismo, nonostante sotto il fascismo se ne parli di farlo, non lo fa più. Questo patto sociale tra omosessuali e Stato ha fatto sì che nella coscienza degli omosessuali italiani ed anche delle lesbiche italiane ci sia questa idea per cui
accetto di vivere sotto il livello del radar, di non farmi vedere, di non farmi riconoscere, di non, come dicono i contestatori del Pride, ostentare la mia omosessualità, in cambio del fatto che a sua volta la società farà finta che le persone omosessuali non esistano. Questo patto sociale ha funzionato benissimo per le vecchie generazioni e questo è un problema che continua a riproporsi perché la provincia, tutto sommato, vive ancora secondo questo principio. La storia di un paese conta. In America c'era un executive act, un decreto legge del presidente Eisenhower che stabiliva che una persona omosessuale poteva essere licenziata come security risk non per quello che aveva fatto, ma per quello che era, perché l'omosessualità era una patologia mentale. Questo vuol dire che anche una lesbica, che fino a quel momento non era criminalizzata, poteva essere licenziata da bibliotecario, insegnante, perché era lesbica. E alla base del movimento di liberazione omosessuale ci sono state alcune persone la cui vita è stata rovinata da queste leggi che hanno reagito. Okay? In Italia, in assenza di queste leggi, è sempre convenuto di più non dichiararsi, non essere, e non abbiamo mai avuto una tradizione di persone che coraggiosamente si dichiarassero. Tutti i personaggi degli anni 50, 60 che si dichiaravano come omosessuali, se togliamo Joe Staiano, che era trans, non era gay, non hanno mai avuto il coraggio di dire io sono gay, o venivano sputtanati come Pasolini o il coming out non lo facevano. Questo è un portato della nostra storia che ci ammonisce sul fatto che non possiamo mai prendere la storia di un altro paese come gli Stati Uniti e riportarla pari pari in Italia. Noi in Italia abbiamo ancora la conseguenza di questa tradizione che ci crea dei problemi con la visibilità. I gay italiani, le lesbiche italiane, se possono evitare di fare coming out, sono felicissimi. Volevo chiederti una cosa, dirla e chiedertela. Allora, Giostaiano si è considerata, si è detta, si è dichiarata trans molto tempo dopo. Prima si dichiarava gay, è stata una tra le prime persone a dichiararlo. Questo significa una cosa, a mio avviso, che gli storici come te devono tenere presente, che quello che io prima chiamavo le proporzioni storiche, cioè che in certi periodi le parole e il concetto che ci stava dietro, i significati e i significanti, erano diversi da quelli di oggi. Se Joe Staiano si dichiarava gay e non trans, evidentemente perché mancavano i riferimenti, mancavano i termini, cioè il termine c'era, era stato coniato nel 52, ma era solo in ambito scientifico. Questo significa che poi la storia, anche quella che viene tramandata, quella a cui tu facevi riferimento, quella di Stonewall e tutto, evidentemente magari nel 69, nel 70, alcuni termini, alcuni concetti, quindi significanti, ancora non erano chiari, non erano ben, perché nella nostra storia in 50 anni, cosa abbiamo fatto? Non abbiamo solo acquisito diritti, visibilità, abbiamo anche strutturato, fatto nostro un vocabolario che prima non c'era, partendo dai termini proprio quelli che usiamo tutti i giorni, a tutti gli altri, ma non c'erano. Quindi che significa? Che quando non esistono le parole non c'è neanche la realtà che le descrive. Quindi se allo Stonewall, come dici tu, quella sera c'erano solo omosessuali o marchettari o lesbiche, evidentemente, come fu nei campi di sterminio nazisti, le persone trans non c'erano lì, però ci sono state vantate non in quanto trans ma in quanto gay o lesbiche, dipende dai percorsi. Cosa voglio dire? Che la storia, oltre che rifarsi ai documenti, deve essere anche interpretata con una cassetta degli attrezzi che sta a noi poi proporre e creare, no?
se tu ascolti le testimonianze delle persone trans degli anni 60, divergono, sono diverse da quelle degli anni 70, 80, 90 e quelle di oggi. Perché? Perché il mondo intorno era diverso, perché bisognava inventarselo il proprio percorso, perché bisognava inventarlo il mondo, perché fino a quel mondo il mondo, anzi la scienza, ne aveva parlato di noi, quindi il punto di vista altro su di noi, ma il nostro punto di vista sul mondo non c'era, non esisteva, forse non esiste neanche oggi per quanto riguarda il mondo trans. Voglio dire che la storia, per essere più ricca, ha bisogno di documenti, e io sono tra quelle persone che dicono che i documenti sono fondamentali, però quei documenti vanno interpretati, vanno collocati nel loro periodo. Sì, so se... ma però mi stai dicendo qualcosa che ogni storico sa: un documento in sé è un coccio, un pezzo di papiro, un pezzo di carta. Senza lo storico che dà una lettura di questi documenti non parlano a nessuno. Quello che mi stai dicendo è semplicemente che i significanti acquisiscono significati diversi con l'evoluzione del tempo, e questo è noto ad ogni storico. Il latino famiglia non indica la famiglia, indica l'insieme degli schiavi. Stiamo chiarendo dei passaggi, quindi non siamo però, in contesti ferma, storici per cui... No, scusami, però hai detto una cosa, se mi lascio rispondere, nel senso che la parola transessualità non nasce nel 45, non è Caldwell che la crea Magnus Hirschfeld nel 1911. Hirschfeld è la stessa persona che crea anche la parola transvestitismus. Le persone direttamente interessate all'epoca parlavano già di travestitismo, si definivano travestiti. Se oggi il movimento queer rifiuta il termine travestito come insultante, questo non vuol dire che lo considerasse chi viveva in quegli anni. Marsha Johnson fonda la Street Transvestites Action Revolutionary, perché all'epoca travestito non aveva ancora quel significato negativo. Io ho avuto delle discussioni con Nathan Bonny sulla questione delle passing women, che sono le donne che nel 700, 500, 600, donne appunto, si vestono da uomo, dichiarano di essere maschi, e Nathan dice sono trans, sono uomini trans. Io dico attenzione, perché proprio perché non c'è il concetto di trans in quest'epoca, è più utile mantenere un termine ambiguo come passing women, perché ci sono dentro anche donne che sono semplicemente mascoline. Non è il mio problema, non è quando nel parlare degli anni 60 parliamo di travestiti, è quando mi viene detto che se io uso la parola travestito parlando degli anni 60 sono transfobico, ma non sono io che la sto usando, erano loro che la usavano. Allora il problema storico viene fuori quando non si permette alla storia di parlare con i termini giusti. Ricordiamoci tutti che l'idea del corpo, dell'anima femminile in un corpo maschile, non è stata creata per le persone trans, è stata creata da Ulrich negli anni 60 dell'Ottocento per descrivere gli omosessuali e le lesbiche, cioè una psiche di un genere nel corpo dell'altro sesso. E la cosa si è evoluta al punto che oggi noi invece la leggiamo nei termini della transessualità. Però io ti butto una provocazione: probabilmente anche il concetto di transessualità è una costruzione sociale, non è una realtà ontologicamente esistente, essenzialisticamente esistente, è il modo in cui la nostra cultura legge quello che 500 anni fa veniva letto come ermafroditismo. Ci sono degli interessanti descrizioni di ermafroditi del 1500 che dici, ma questa era una persona trans, chiaramente. Quindi la storia ha queste attenzioni, fa attenzione a come si parla. Il problema è semplicemente questa gara che è venuta fuori tra chi ha iniziato Stonewall, perché è nato Stonewall. In America ci sono degli studi sulla mitopoiesi di Stonewall, cioè la creazione di mitologie. È molto interessante che un avvenimento, fondamentalmente quello che è uno scontro di piazza, dei disturbi, scontri con la polizia, che diventa fondamento di tre movimenti, quello gay, quello lesbico e quello trans. Sono tre movimenti che mettono la loro nascita mitologica in quel momento. E una delle cose più interessanti che sono state dette a questo riguardo è che
Stonewall è importante non perché ha iniziato questi movimenti, ma perché dei movimenti che sono nati successivamente a questi fatti l'hanno adottata come mito di fondazione. La Porpora un attimo fa ha ricordato che sono esistiti altri episodi come la Compton Cafeteria. Se volete, addirittura su Wikipedia c'è una voce che elenca i moti avvenuti prima di Stonewall. Tra il 65 e il 69 ce ne sono almeno 30. Nessuno di questi moti scatena la nascita di un movimento gay, lesbico, transessuale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è la nascita del movimento gay che rende importanti i moti di Stonewall. Non è l'importanza dei moti di Stonewall che fa nascere il movimento gay. E questo ci dice che forse questa ossessione, che è tipicamente americana, non italiana, su chi abbia tirato il primo mattone, una bottiglia di Gildo, il tacco a spillo, così, ha in realtà poco senso, perché quello che a noi interessa è cosa successe in quell'anno a New York perché le persone omosessuali si ribellassero. La risposta è: ci fu tutto un lavoro di attività politica, di presa di coscienza, di autoaffermazione delle persone gay, lesbiche e trans, che si chiamavano travestiti, ma non me ne frega niente, era semplicemente una parola, era comunque quelle persone erano, per rivendicare i propri diritti. C'era state delle cause in tribunale, per esempio quella che aveva stabilito che la polizia non aveva il diritto di chiudere i bar semplicemente perché erano frequentate da persone del terzo sesso, e quindi doveva ricorrere a vari altri trucchi la polizia per poterlo fare. Ma i moti ci furono non solo fino a Stonewall, ci furono anche dopo. Un caso divenne famosissimo perché durante un'irruzione della polizia qualche mese dopo Stonewall, un immigrato argentino privo di documenti fuggì dalla finestra, cadde e finì su una cancellata impalato. Chiaramente sopravvisse, per sua fortuna, sopravvisse a questo fatto, dovettero segare la cancellata, ma voi vi rendete conto della gravità di questo fatto? Infiammò la comunità omosessuale. Ma i rai della polizia continuarono ad esserci a New York, anche dopo Stonewall. Quindi per noi è importante fare più ricerca su che cosa successe prima, perché la cancellazione di questo periodo, ragazzi, era il 68, è questo il problema, e non si vuole più parlare dell'attività politica, non si vuole parlare di comunismo, di marxismo, perché purtroppo i moti di Stonewall erano inquinati da gente che aveva quel tipo di idee lì, e per cui si va, come ha fatto il film Stonewall, a inventare il fatto che quel giorno i froci avevano le palle girate perché era morta Judy Garland. E quindi quel giorno erano talmente girati che hanno aggredito la polizia. Si sta cercando di risolvere un mistero che non c'è, che non esiste. Stonewall è stato il risultato di un lavoro politico, un lavoro politico. Non è stato un caso, non c'è stato la prima pietra, la prima bottiglia di gin, il primo mattone, il primo tacco a spillo. Non è stato un tacco a spillo a causare Stonewall, è stato un lavoro pluridecennale di coscientizzazione degli omosessuali, che il caso ha voluto scoppiasse quel giorno lì anziché 2 anni prima a San Francisco o 2 anni dopo a Parigi. Sì, io credo sia anche molto importante la questione delle parole, della storia delle parole, nel senso che penso che tutta questa storia noi la potremmo raccontare, la storia del movimento, come la storia di come il movimento si riferisce a se stesso. Cioè, oggi noi parliamo del Brescia Pride, del Milano Pride, del Roma Pride, è scomparsa qualsiasi qualificazione del Pride. Non è più il Gay Pride, non è più l'LGBT Pride, e questo spesso, da chi è interno al movimento, no, sembra quasi una soluzione di comodo per evitare l'eterna querela sulla sigla, quante lettere, chi manca, chi può sentirsi, no. Però è significativo che fino a un certo punto della nostra storia come movimento il termine gay era utilizzato per riferirsi, no, all'insieme delle nostre identità, e poi a un certo punto si avverte l'esigenza, questo termine viene ridimensionato e inizia ad indicare solo gli omosessuali maschi, e si avverte la necessità invece di, no, allargare questa sigla e parlare di gay e lesbiche, no? Le lesbiche fino al giorno prima erano state gay, e tuttora in parte, no, si definiscono talvolta in lingua inglese soprattutto come gay.
cioè è una storia del movimento attraverso la storia dei nomi che il movimento si è dato, ci dice anche qualcosa di come le diverse identità del movimento si posizionano l'una rispetto all'altra e di quali sono le esigenze emerse all'interno del movimento da soggetti particolari interni al movimento. Mi sta molto appassionando la chiacchierata di questa sera e mi appassiona anche il contributo.